Oggi è una giornata importante per la Regione Calabria e per il Dipartimento Ambiente che con l'occasione di celebrare questa magnifica giornata per la tutela della biodiversità abbiamo inteso mettere in linea tutto ciò che sostanzialmente è stato fatto in questi anni finalizzato a valorizzare il sistema terra-acqua. Sistema terra-acqua significa che tutto ciò che sostanzialmente potrebbe contribuire allo sviluppo del territorio non può che non passare per le bellezze naturali che abbiamo. Quindi ci stiamo organizzando e quindi oggi andremo a fare uno spaccato che tocca temi importanti relativi sia alla tutela delle acque, sia alla tutela del territorio, ma prevalentemente alle azioni che abbiamo messo in campo e che abbiamo avviato per valorizzare le bellezze dei nostri posti. La Regione Calabria è una delle regioni più belle d'Italia, soprattutto del sud, e l'ambiente va assolutamente tutelato. E aumentare i controlli anche sia sullo sversamento dei rifiuti per quanto riguarda i rifiuti, sia su tutta la filiera della zona industriale, soprattutto qua vicino, della zona di Lamezia, della zona di Catanzaro e non solo, anche giù nel Regino, vuol dire tutelare questo ambiente, vuol dire restituirlo, ma soprattutto vuol dire rivalorizzarlo. Beh, sicuramente la Calabria è una regione che proprio per le sue caratteristiche geologiche è molto esposta ai rischi e rischi naturali, sia per quanto riguarda il rischio frane, ma il rischio alluvioni, il rischio erosione costiera, ma anche sappiamo che ha un elevato rischio anche dal punto di vista sismico. E in questo periodo, quando sono in atto i cambiamenti climatici, per cui si ha una maggiore frequenza appunto di eventi meteorologici estremi, vediamo che questi impattano su un territorio che, come dicevo prima, è vulnerabile dal punto di vista intrinseco naturale, ma lo è anche perché nei decenni passati vi è stata un'urbanizzazione disordinata, talvolta speculativa e anche abusiva, che questo ovviamente amplifica gli effetti appunto di questi eventi meteorologici. L'altro aspetto è che sono la conseguenza dei cambiamenti climatici e che ci aspettiamo e ci sono già stati periodi lunghi anche di severa siccità, come sta accadendo adesso con l'emergenza in Sicilia. Quindi bisogna adottare un piano adattivo verso questi cambiamenti climatici, quindi avere le conoscenze per fare dei piani pluriennali, ma bisogna agire anche sulla pianificazione, sull'aggiornamento del piano di assetto idrogeologico, ma anche la conoscenza delle risorse idriche sotterranee che vengono captate per l'uso civile in grande abbondanza. La maggior parte, l'84% degli usi civili vengono dagli acquiferi sotterranei, ma bisogna conoscerli per poter programmare in maniera razionale e ottimale l'utilizzo.